Benvenuti nel mio nuovo video. Se voi avete una valvola di un calorifero che non è termostatica, è molto vecchia e non si riesce più a chiudere, aprire o regolare, vi faccio vedere in questo video come si fa a montare una valvola nuova con la testina termostatica. Prima di poter cambiare la valvola, dobbiamo spegnere e scaricare il riscaldamento. Per essere sicuri che abbiamo scaricato abbastanza acqua, proviamo a aprire il valvolino del sfogo. E come sentite, tira l'aria. Fa come un sottovuoto, quindi è abbastanza vuoto. Per smontare la valvola serve in sé solo un attrezzo, una pinza, una chiave. Moliamo il raccordo sopra. E se voi, come da me, è troppo stretto, non si riesce a tirar via la valvola, bisogna smontare il calorifero, allora smontiamo anche il dado del ritorno. Se si riesce, spostiamo il calorifero un po' a destra. Di solito un calorifero è appeso su dei fissaggi, ci sono tanti tipi diversi, ma di solito si alza su e viene tutto il calorifero. E come vedete ci sono questi fissaggi. La valvola nuova è così, e anche dei raccordi prolungati o anche telescopici se serve. Io cambio anche questo raccordo vecchio e per montare quello nuovo c'è una chiave apposta, va dentro e si riesce a tirare. Le valvole vecchie non sono fatte così, tante sì, tante no, questa è fatta così, allora si può tirare via con la chiave. Adesso smontiamo anche la valvola. Queste valvole non erano da regolare, non sono termostatiche, le testine sono solo da chiudere e aprire e non si poteva regolare bene la temperatura. Se noi guardiamo la valvola vecchia e la valvola nuova con il raccordo originale, è corta la valvola nuova. Allora usiamo questa prolunga, proviamo a vedere con la prolunga e come vedete siamo identici. Allora usiamo questa prolunga qua. Chi ha anche un po' di problemi può usare anche questa telescopica che è della Giacomini, questa qua. Importante anche pulire il letto, tirar via i resti della canapa vecchia, così possiamo mettere bene la canapa nuova. Ho già fatto un video come si fa a mettere su la canapa. Si può ancora guardare, è molto facile. Non bisogna metterle troppa, alla fine si mette un po' di grasso e il filetto è a posto.
Quella prolunga sulla valvola dobbiamo grattare con una lama o una tenaglia. E anche su questa mettiamo la canapa. Ed è pronta. Adesso avvitiamo su la valvola nuova. E la faccio guardare in fuori. Adesso possiamo preparare anche il calorifero, avvitarli dentro il nostro raccordo con la chiave speciale. Chi non ha una chiave così può usare anche una chiave a brugola, misura grossa, o se proprio non avete niente anche un po' di grip. Chi vuole può pulire anche qui i resti della canapa, così è bello pulito tutto. Eccoci. Adesso possiamo mettere il calorifero. Adesso il calorifero si trova sopra e sotto perfettamente e possiamo tirare i raccordi. Sono conici e non serve nessuna guarnizione. Qui bisogna tenere un po' contro, se no gira tutto. Guardate che sia dritta la valvola. E alla fine tiriamo via questa protezione e mettiamo su una testina termostatica. Adesso non ci resta che riempire il riscaldamento e provare a fare aria su questo calorifero e vediamo se funziona e scalda bene. Adesso sulla valvola, sul calorifero, lasciamo uscire tutta l'aria, lo facciamo finché non esce acqua. Adesso il calorifero si sta riempiendo dal basso in alto. Adesso, come vedete, esce l'acqua, la lasciamo uscire per un 10-15 secondi, così siamo sicuri che non c'è più dentro l'aria. Io spero che con questo video potevo aiutarvi. Se volete, iscrivetevi sul mio canale per non perdervi gli altri video. Grazie per avermi seguito.